Tutto rimandato. L'amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto si impone una pausa di riflessione sull'attivazione dei parcheggi a pagamento. All'orizzonte la necessità di rimodulare le strisce blu e a tal proposito, nei prossimi giorni, una riunione con la ditta incaricata del servizio servirà a fare chiarezza e avviare quindi il percorso di rimodulazione. Alla base ci sarebbe una discrasia tra il numero degli stalli che furono autorizzati dalla giunta municipale nell'anno 2016 e quelli individuati dalla ditta preposta nel centro città. Un esempio emblematico riguarderebbe la situazione relativa agli stalli del piazzale antistante gli edifici scolastici Giovanni Verga e Luigi Capuana. Da 26 parcheggi inizialmente previsti si sarebbe passati a un numero di posti vicino ai 60, aspetto che appunto subirà una probabile modifica dopo che l'amministrazione comunale ha messo al corrente la ditta di quanto riscontrato. La riunione servirà a garantire anche gli spazi liberi da Palazzo Longano. Infine arriva una secca smentita circa le voci relative all'attivazione dei parcheggi a pagamento nelle frazioni litoranee di Spine Sante e Calderà. A Piazza delle Ancore sarà piuttosto istituita una zona a traffico limitato a tutela dei residenti. L'attivazione del servizio a pagamento nel centro cittadino aveva subito nei giorni scorsi forti critiche, soprattutto dai commercianti che contestavano l'avvio del servizio di strisce blu proprio in un momento molto delicato, successivo a mesi di chiusura dovuti al lockdown imposto dall'emergenza Covid-19.